Buonasera, benvenuti a Proteramo, puntata numero 9 della rubrica dedicata ai colori biancorossi. Staremo insieme per i prossimi 45 minuti per analizzare quello che è stato un weekend che definire tribolato è abbastanza un eufemismo. In casa Teramo è arrivata la sconfitta sabato pomeriggio al Romeo Neri di Rimini contro la formazione di Oscar Brevi, e poi c'è stato l'intervento del presidente Luciano Campitelli, ma insomma ne parleremo questa sera, anche perché per il Teramo c'è una partita da affrontare molto delicata, che è quella di domenica pomeriggio alle 15 contro il Siena. Ne parleremo con i nostri ospiti. Vedete le mie spalle, tra un po' lo presentiamo, l'ospite della Teramo Calcio, però intanto saluto i miei ospiti in studio, lo ritrovo con piacere. Aldo Fattore, buonasera. Buonasera a te. E poi accanto a lui Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. E poi dalla redazione della Città Quotidiano della provincia di Teramo, lo vedete alle mie spalle, l'esterno del Teramo, Luca Cecchini. Ciao Luca, benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie, buonasera a tutti. È solo Luca perché Alessandro Di Emidio, che di solito ci accompagna questa sera, purtroppo ha avuto un imprevisto e quindi non può essere con noi, ma noi ovviamente lo salutiamo, lo aspettiamo presto. Vi ricordo il numero per interagire con noi, che è quello che vedete in basso a destra dei vostri teleschermi, che insomma conoscete bene per chi segue le trasmissioni sportive di TV6, 392-623-7060, per poter interagire, fare domande, fare considerazioni. Ma partiamo innanzitutto con un servizio, che è un servizio che un po' ricostruisce la vicenda, per chi insomma non l'avesse seguita, ma immagino che soprattutto nella tifoseria teramana siano in pochi quelli che non siano sincronizzati su quanto è accaduto, ed è anche la nostra posizione in relazione a quanto accaduto. Vediamo il servizio. 55-75-15 al netto della penalizzazione, più un campionato di Lega Pro vinto. No, non è una tabellina sballata, né i numeri da giocarsi su qualche ruota. Sono solamente i punti nelle ultime tre annate del Teramo, il Teramo di Vincenzo Vivarini, che negli ultimi giorni sembra essere diventato il bersaglio preferito della dirigenza biancorossa, patron in primis. No, noi non saliremo in questo momento su questo carro in nome di uno scoop che secondo noi non c'è. Ci teniamo però a precisare il lavoro di un tecnico, forse uno dei migliori della nostra regione, lasciato in questi giorni preda di una desolazione assordante, riempita da una parte dagli strali del numero uno della società su variazioni di modulo, giusti o sbagliati che siano, e dall'altra da parte della dirigenza, che attacca frontalmente una rosa evidentemente entrata in un vortice psicologico al limite del drammatico. Rosa, parole di presidente e direttore sportivo, strapagata per la categoria. Bisognerebbe chiedersi però chi li ha sottoscritti e avallati quei contratti che fanno mordere i gomiti a più di qualcuno in via Oberdan. La salvezza è l'obiettivo e su questo ci sono pochi dubbi. Un attacco frontale, questo è stato, parliamoci chiaro, verso un allenatore che non può contare nemmeno su una figura intermedia tra sé e la proprietà, per di più a pochi giorni dalla sfida delicatissima contro il Siena, speriamo che non sortisca l'effetto di allargare quel vortice che rischia di inghiottire un po' tutti. La sensazione, dal di fuori, è che ci sia una frattura sempre più evidente tra la società e il tecnico, che il lavoro sul campo continua a farlo, con qualche difetto, questo sì. Ad esempio, per tornare alle critiche presidenziali, non ha trovato un modulo di riferimento e, che ne dica Vivarini stesso, ha ancora nella testa gerarchie residuate dalla stagione passata, che è e rimarrà per sempre un capitolo chiuso. Solo che la gestione scorsa c'era una figura di mezzo, il direttore sportivo, che faceva da cuscinetto tra via Oberdan e la squadra. Figura che adesso, per quanto il presidente si sforzi di parlare di team, manca e si sente. E come se si sente! I tifosi, una settimana travagliata così, sinceramente, se la sarebbero risparmiata volentieri.
Aldo, sei d'accordo con la nostra scheda introduttiva? No. Certo, è stata una settimana molto travagliata, però questo caso del Teramo è veramente dell'inspiegabile. Cioè, si potrebbe spiegare, partiamo dall'inizio, il Teramo aveva vinto il campionato, Serie B, e poi all'improvviso, no, abbiamo scherzato, il Teramo non deve rifare la C. Anche da un punto di vista psicologico, quelli che sono stati, io, gli attori dell'anno scorso, comunque si hanno un approccio al campionato diverso. È come, io faccio un esempio di vita normale, se tu una persona da impiegato lo promuovi a funzionario e dopo gli dici dopo un mese guarda abbiamo sbagliato, non sei più funzionario, è chiaro che questo signore si sente demotivato. Adesso la squadra, io sono convintissimo, ma questa è una mia convinzione, che se il Teramo fosse rimasta la squadra dell'anno scorso con la Padula, con Donnarumma e tutti quanti gli artefici della promozione dell'anno scorso e avesse affrontato questo campionato, sarebbe stato un flop. Qui non è questione di Vivarini, dei giocatori, tutto. È proprio un campionato dove successo quello che è successo, va bene, dobbiamo voltare pagina totalmente. Magari affidare la squadra a Vivarini, ma magari cambiare gli interpreti, perché stanno succedendo cose stranissime. Perché io vedo la prestazione, ho visto la prestazione del Teramo col Pisa, è stata una bellissima partita. Poi mi sono trovato in un emittente Teramano, Teleponte, non so si può, presentata da Luigi Romante, aveva perso con tutto cuoio, dissi in quella trasmissione, per quanto mi riguarda, per il campionato del Teramo sarà un campionato lacrime e sangue. Ma perché è normale? Perché ormai adesso è veramente un momento quasi non ritorno. Io adesso vado via per un mese, non voglio sentire calci. Beato te, ti verrebbe da dire. Però quello che immagino che cosa può succedere domenica, al tuo ritorno. Domenica se il Teramo non dovesse battere il Siena. Assolutamente. Dato che non ritengo, cioè apro e chiudo la parola, non ritengo Vivarini, conoscendolo sia personalmente che come allenatore, non ritengo Vivarini colpevole di questa situazione. Assolutamente, noi ci abbiamo tenuto a fare questo servizio di presentazione perché in realtà secondo noi le critiche mosse rispetto alla figura e al lavoro di Vincenzo Vivarini secondo noi non solo non sono di aiuto, ma vanno a ledere quelli che sono risultati innegabili di un allenatore, insomma i risultati li ha ottenuti sul campo. Anzi sicuramente mi sente Francesco Di Francesco, che saluto e che ringrazio, che doveva essere qui ma per un problema non ci può essere. Ciao Francesco. Salute. Allora, critiche ingenerose come le abbiamo definite noi oppure giuste verso l'allenatore? Intanto un saluto a te e a tutti i telespettatori. Critiche decisamente ingenerose nei confronti di Vivarini. Perché se è vero, come ricordava Fattori, che con il Pisa, tanto per non menzionarne altre di partite, il Teramo giocò bene e meritava di pareggiare, già ecco che le critiche sono ingenerose. Le critiche le potremmo fare così, esplodo subito con la bomba, le potremmo fare ed è la prima e ultima volta, mi sforzerò di non tornare su questo argomento, a chi non ci fa stare in Serie B. Cominciamo a dire le cose come si deve. Okay. Le critiche vanno fatte se le vogliamo fare. Se poi vogliamo dire le fesserie, allora possiamo dire tutte le fesserie di questo mondo, come chi dice i giocatori hanno chiesto l'aumento l'estate scorsa e la società, noi della società gliel'abbiamo date. Perché i giocatori vi hanno puntato la pistola alla tempia? Come quando al contrario si dice di un giocatore che firma e dopo vuole un rinnovo di contratto, un prolungamento, un aumento, 3 mesi, 4 mesi dopo li vediamo dalla Serie A un altro poco fino alla terza categoria questi episodi. Ai giocatori, diciamo, criticandoli, cioè, qualcuno vi ha puntato la pistola alla tempia quando avete firmato il contratto appena pochi mesi fa. Certo. E allo stesso modo, quindi allo stesso modo è al contrario, nessun giocatore ha puntato la pistola ai dirigenti del Teramo, quindi che non mi venissero a dire siccome gli abbiamo aumentato l'ingaggio questi adesso devono giocare meglio, si gioca meglio per tanti altri motivi. Assolutamente, ma secondo me ribadisco e ripeto per l'ennesima volta, le critiche vanno fatte a chi non ci ha permesso di giocare il campionato di Serie B
stravinto sul campo con Vivarini e con quei giocatori. Finiamola con il fatto che la Padula e Donnarumma non ci sono più, perché se continuiamo a pensare alla Padula e Donnarumma, a ogni azione, a ogni situazione, qui usciamo tutti quanti fuori di testa. E non sono nemmeno d'accordo con Cambitelli, che vuole fare il Berlusconi. Cambitelli, sempre, sempre viva Cambitelli, sempre grazie a Cambitelli per quello che sta facendo da 8 anni a questa parte. Il Teramo era andato in Serie B, adesso non c'è, ha stravinto tanti campionati. Cambitelli continua a fare calcio in una categoria che è l'espressione massima delle categorie toccate dal Teramo nella sua centenaria storia. Quindi non è che stiamo in Serie D o in promozione o in eccellenza, siamo in Lega Pro nell'ex C1, quindi sempre viva Cambitelli. Però se adesso si vuole mettere a fare il Berlusconi e dici io voglio 3 centrocampisti, io voglio quello, io voglio quell'altro, va bene, può dire quello che vuole, paga lui e pagherà eventualmente le conseguenze in un modo o in un altro. Non lo condivido affatto, ma non perché Vivarini è infallibile, perché con Vivarini ho già discusso e alcune cose discusso professionalmente, sia ben chiaro, lui fa l'allenatore, faccio il giornalista. Vivarini, io alcune cose che non... No, ma infatti dico... Francesco, perdonami, l'abbiamo ribadito anche noi, nel senso quelli che sono in questo momento le pecche di Vincenzo Vivarini, non aver trovato un modulo che sia definitivo e probabilmente portarsi dietro dei retaggi del passato rispetto a determinate gerarchie, anche se lui negherà fino alla morte, però tanto possiamo dirlo, è evidente, vedendo la distinta il sabato, la domenica, che qualche retaggio dietro inevitabilmente se lo porta, ma al di là di questo la nostra posizione è questa, nel senso che nella settimana che porta ad un impegno delicato probabilmente ci sarebbe voluto un altro clima, probabilmente, anche perché Aldo ti voleva fare una domanda, gliela faccio fare subito. Prego. Senti Francesco, io sto vivendo questa situazione del Teramo in maniera stranissima. Io vedo i filmati delle partite, a parte 2 partite dove veramente il Teramo ha perso male, e parlo della partita dell'Aquila e gran parte della partita della Maceratese, vedo che subisce dei gol, ma sono incredibili. Per quella poca esperienza che diciamo, prendi questo gol che ha subito qui, subisce dei gol che sono incredibili, ad Ancona un passaggio indietro, si vede che c'è poca, i giocatori che vanno in campo non so con che testa. Guarda qui il gol che ha preso il secondo a Rimini, il portiere è avanti sul dischetto di rigore, insomma sono tutti gol che, se vai a guardare bene, sono frutto di errori, di orrori più che di errori. Tu che ne pensi? Sì, sono errori tattici e errori dei singoli giocatori. Questo secondo gol esce uno dei due centrali ad andargli incontro e la difesa è posizionata male e al 95esimo non deve far tirare l'avversario da lì, che poi gli è uscito bravo, gli è uscito un tiro imparabile sul quale Tonti proprio non poteva fare nulla. Qui secondo me non è solo un problema tattico, non è solo un problema di formazione, non è solo un problema di testa, come possiamo dire, diciamo tra le nuvole, per dire tutto e non dire nulla, dei giocatori che pagano un'estate, pagano magari anche inconsciamente un'estate particolare. Non è solo un problema di serietà di pochi giocatori, perché è vero, lo dicevo ieri sera nella trasmissione di Enrico Rocchi, Replay 4 TV6, parlando del Pescara, quando le cose vanno bene va bene, quindi non si fa caso a nulla, quando le cose vanno male si comincia a dire quel giocatore fa quello fa quell'altro, quelli hanno litigato, quelli non vanno d'accordo, quello la notte alle 2 andava in giro. Però è un dato di fatto che così i giocatori che stanno a sentire lo sanno, che l'anello al naso non ce l'ho né io né tanti qui a Teramo. Perdi a Rimini, forse 2 o 3 giocatori se lo potevano risparmiare di andare in un locale della zona, ma diciamo così, tranquillamente a,
a ballare, a sentire musica fino alle 2, alle 3, magari non ci vai quella sera, ci puoi andare un'altra sera, se per sbaglio per una settimana non ci vai, non succede nulla, e quindi forse questi dirigenti che vanno in televisione a dire le fesserie forse dovrebbero magari governare di più e stare di più attento alla vita dei giocatori, se lo hanno fatto lo devono fare meglio, forse va strigliata la squadra, ma in una maniera evidentemente diversa da come ha fatto Campitelli, non mettendo alla graticola l'allenatore e quindi rendendolo meno forte nei confronti della squadra. Quindi qui sulla bilancia o sulla padella da mettere sul fuoco sono tante le pietanze, tanta carne al fuoco, che è una situazione decisamente difficile ma allo stesso tempo non impossibile, se da risolvere, se è vero come è vero che ci sono tantissimi giocatori, sono molti i giocatori della passata stagione, e non credo che questi di colpo sono diventati o dei brocchi oppure l'anno scorso hanno dato il massimo e quest'anno non riescono a dare nemmeno una prestazione accettabile, oppure c'è qualche altra cosa che ci sfugge, ma secondo me non è così. Grazie Francesco, noi ti salutiamo. Un saluto a te, sempre Forza Teramo. Ciao Francesco, alla prossima. Francesco, ciao. Allora, io adesso volevo però il parere di Luca Cecchini, perché lui è vero che è arrivato in estate, e quindi magari in queste cose di rinnovi, di aumenti non ci si è trovato, però insomma, Luca, voi come la state vivendo a livello di squadra, nel senso, c'è la sensazione di poter dare qualcosa in più oppure quello che date in campo è il massimo e in questo momento proprio le cose non vanno? No, assolutamente questa sensazione di poter dar di più c'è, perché la squadra ha un ottimo potenziale e finora non è stato dimostrato. Dobbiamo dimostrare adesso di essere da altre posizioni, non è questa la vera squadra. Ora dobbiamo solo lavorare, metterci a testa bassa, ritrovare l'umiltà e niente, così ne possiamo uscire già da questa domenica. Sicuramente finora qualcosa è mancato, che sia concentrazione, che riguardi inconsciamente i fatti di quest'estate, non lo so, però sono cose passate, ce le dobbiamo mettere alle spalle e dobbiamo concentrarci a dare il massimo giorno dopo giorno e arrivare pronti già da questa domenica. Senti Luca, ma un giocatore come te, come i tuoi compagni di squadra, come vive questa situazione che è un po', diciamo, non è un unicum perché succede spesso, però in cui c'è un presidente che dice, caro allenatore, devi cominciare a fare anche cose che non ti piacciono, bisogna giocare in un certo modo, il giocatore che si trova tra l'incudine e il martello in questo caso, come la vive? Beh, noi abbiamo un allenatore, noi seguiamo sempre le sue indicazioni, è lui che ci dice come comportarci in campo, quindi stiamo alle sue parole, ai moduli, a tutte le indicazioni che ci dà lui. Quindi personalmente, ma penso anche per tutti, rimane lui il nostro punto di riferimento e noi andiamo dietro a tutte le sue parole. Insomma, Andrea, non c'è una risposta giusta, forse ovvia, ma giusta. Il loro riferimento non è il presidente, il loro riferimento è l'allenatore. Quando si parla di questioni tecniche, si fa quello che dice l'allenatore, che impone l'allenatore, che concorda l'allenatore. Quindi questo non ci sono dubbi. Dopodiché, se quello che fa l'allenatore non va bene alla proprietà, non va bene al presidente, due sono le strade. Ci si concorda e ci si mette d'accordo sul fatto di poter proseguire l'esperienza insieme, oppure le strade si separano e devi essere nella condizione di poterti permettere un eventuale esonero, un eventuale poi ingaggio di un altro allenatore, che se viene a Teramo non può essere un allenatore qualunque, ma deve essere comunque un allenatore importante. Ma queste sono delle situazioni che vanno poi forse un po' oltre. Probabilmente si è superata una certa soglia in questo livello di polemica che si è innescato. Io dico che
secondo insomma, la mia visione, c'è bisogno di avere un profilo basso. Esatto. Il presidente ha fatto bene a tornare allo scoperto dopo due mesi di assenza, ha fatto una conferenza stampa, forse qualcosina di troppo è sfuggita, però ci sta, anche perché chi lo conosce sa bene. E anche noi stessi immaginavamo che prima o poi lui uscisse allo scoperto e facesse un intervento importante e incisivo. Il ricarico fatto nelle giornate successive, anche da parte di qualche altro dirigente, probabilmente è stato troppo, perché in questo momento c'è bisogno anche un po' di tranquillità, perché i giocatori sono i primi a essere scontenti di quello che sta accadendo. E poi il presidente lo sa, lo saprà, lo sanno tutti, che il calcio non è una scienza esatta. Quindi può succedere che la Juventus vince il campionato, perde alcuni giocatori, ma poi si trova a fare due mesi in campionato che sono nettamente al di sotto delle aspettative. Ci può stare che il Catania, retrocesso in Serie B lo scorso anno, allestisce uno squadrone clamoroso e si trova a lottare fino all'ultima giornata per retrocedere, cambia anche gli allenatori, compra le partite, lì ci arrivo dopo, prende nuovi allenatori, caccia chi già c'era, prende altri giocatori, allestisce squadroni, li rinforza eccetera, e poi si salve, lo si è visto poi come si è salvato. Quindi non è una scienza esatta, e probabilmente, come dici tu, anche il Teramo dello scorso anno rimesso in questo campionato avrebbe faticato. Per me sì. Ci sono tante componenti, bisogna tenere conto di queste componenti. Non è stato elegante parlare di questo discorso di contratti che sono stati rinnovati al rialzo, è molto. Anche perché, scusami. E quindi ripeto, c'è bisogno in questo momento di abbassare il livello della tensione, di dare tranquillità a questo gruppo che deve andare in campo. È una partita domenica molto difficile, perché il Siena fuori casa finora non ha mai perso, e se perdesse a Teramo sarebbe la prima volta che perde in trasferta. Poi c'è la partita di Lucca, che è uno scontro diretto, e quindi c'è bisogno in questo momento di stare più calmi, di non sparare addosso a nessuno. Assolutamente, perché peraltro tra po' vediamo cosa ne pensa la gente da casa, che sono arrivati tanti messaggi. Anche perché, perdonami Aldo, ma l'ABC dovrebbe suggerirci il fatto che il ruolo del giocatore è un ruolo in cui non è che proporzionalmente i soldi equivalgono alla prestazione in campo, ma questo mi immagino che sia una cosa abbastanza elementare da capire, nemmeno ragionarci più di tanto. La gestione Campitelli è stata, cioè la gestione Campitelli a Teramo ha vinto tanto, perché ha puntato molto sempre su giocatori che erano fortemente motivati. Sì, il Cecchini e il Moreo rientrano un po' in questa cerchia, cioè giocatori giovani in rampa di lancio che hanno voglia di affermarsi. Quindi questo fatto, no, come dici tu, avere un ingaggio alto di conseguenza, purtroppo non c'è questa correlazione necessaria. Ma non è che lo scopriamo il 24 novembre 2015. Ripeto, queste sono considerazioni da fare, diciamo così, in maniera armonica, in maniera conciliante, senza alzare troppo i toni, perché altrimenti tutto diventa controproducente. Questa stagione va chiusa senza danni, senza conseguenze, e avendo la possibilità per la società di riscriversi l'anno prossimo in Lega Pro e poi tentare quello che giustamente Campitelli ha detto nella scorsa conferenza stampa, certo. L'obiettivo è quello, cioè l'obiettivo è di tornare dove eravamo andati qualche mese fa, cioè in Serie B. Però per arrivare a quell'obiettivo ora bisogna ricostruire, certo. E quindi ora bisogna mantenere questa categoria, arrivare in porto, fermarsi, non avere la fretta che si è avuta anche per ovvi motivi tra agosto e settembre, perché c'era il verdetto ancora da emettere, poi rifare il mercato eccetera, forse non era facile rimettere un punto e da lì ripartire per ricostruire una squadra che possa ambire. Io sono d'accordo di abbassare assolutamente i toni. In questa situazione mi è piaciuto molto il comportamento di Vivarini. Sì. Vivarini non è assolutamente, non ha detto niente, ha commentato la partita da un punto di vista tecnico, ma io Vincenzo lo conosco, so che è un allenatore bravissimo ed è anche un uomo, una persona seria. Io dico che sta veramente una situazione al limite dell'assurdo, perché i contratti chi l'ha fatti? Consentimi, io capisco Campitelli, è il presidente e debba parlare in prima persona e fa molto bene.
ma che poi altri dirigenti aggiungano il carico, questo non mi sta bene, perché il presidente può avere uno sfogo davanti a tutti, poi magari va nello spogliatoio, comincia a randellare giocatore e allenatore, però non, ritengo che ha preso una situazione, cioè una china molto molto pericolosa. Certo. E spero che ne escano fuori quanto prima. Vediamo che cosa pensa la gente da casa, grazie a tutti quelli che ci scrivono. Promesso a Luca Cecchini che non gli chiediamo quanto guadagna, Luca, non ti preoccupare. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione piacevole, competente e frizzante, grazie. Ora veniamo a questo momento non troppo bello del Teramo, ora tocca ai veri tifosi di stare vicino alla squadra. Forza ragazzi, Donato da Teramo, ciao Donato, ancora. Bravo, bravo, i tifosi... Buonasera, un saluto a tutti, sento dire da molti tifosi del Teramo che Moreo è un giocatore scarso. Boh, mi chiedo, ma questa gente, ma ci capisce di calcio? Perché mi sembra una bestemmia. Io sono d'accordo con te. Non avevo letto il mittente. Ciao Massimiliano, sempre Forza L'Aquila da Massimiliano, che salutiamo. Effettivamente un po' di critiche esagerate per Moreo sono arrivate. Vediamo altri messaggi. Perché ci ricorda l'anno scorso. Sì, esatto. L'anno scorso. Un saluto a te Jacopo, grazie a Cecchini, volevo solo dire che mi sto stancando di queste partite perse così senza reazione, bisogna cambiare atteggiamento e anche subito, sempre Forza Diavolo, mi raccomando, Cecchini domenica 11 Leoni e non sono ammessi ancora errori. Fabrizia, ciao Fabrizia, ti ringraziamo, ti risalutiamo, tra un po' glielo chiediamo a Cecchini se è pronto a fare la parte del Leone contro il Siena. Ancora? Buonasera a tutti, volevo sapere, per la gara di domenica in casa contro il Siena rientra il capitano Ivan Speranza sulla partita di Rimini, è incredibile prendere gol a partita finita, ciao a tutti, Forza Teramo, tra un po' lo vediamo, lo ascoltiamo anzi Speranza, che parla proprio delle sue condizioni fisiche e non solo. La cosa che dispiace di più è la mancata voglia di riscatto dei giocatori, speriamo che questo 2015 passi il prima possibile per tutto quello che sta accadendo a noi tifosi biancorossi. Scusa. Invece il problema è il contrario. Il problema è che c'è forse troppa frenesia, troppa voglia. In certi momenti le partite vanno lette. È vero. Cioè, se tu domenica col Siena vedi che la partita è difficile, stai 1-1 e mancano 10 minuti, non è detto che ti devi buttare a capofitto all'attacco perché la devi vincere. Puoi muovere la classifica, giochi contro una squadra forte, puoi fare anche questo, certo, tipo di discorso. Invece il fatto che ci dobbiamo riprovare, eccetera, eccetera, tutte queste pressioni e queste ansie, poi fanno sì che gli altri ti aspettano. E ti puniscono. E poi ti fanno la pera. E tu non riesci più a rialzarti, sì, perché appunto vai a picco, perché questo accade una volta, due volte, tre volte, e noi lo scorso anno abbiamo vinto il campionato e ora? Quindi questa è l'eccessiva frenesia, anche il pubblico, un applauso in più e magari anche un accettare un punto va bene, perché la stagione quest'anno va in questo modo, quindi leggere le situazioni e capire come vanno le cose e capire che non devi vincere al 110% una partita, soprattutto se giochi contro una squadra forte. Jacopo, posso fare un applauso al pubblico, ai tifosi della Mania? Certamente, ci mancherebbe. Loro, nonostante quello che sia successo in estate, ricordate, hanno continuato a applaudire la squadra e sono vicini, sì, hanno contestato, hanno fatto qualche cartello contro, però fondamentalmente sono rimasti molto vicini alla squadra e quindi questo li fa onore. E veramente questa querela che è nata tra, tanto diciamo francamente, tra allenatore e società, che insomma è stucchevole anche perché porta danno a tutte e due, alla società e alla squadra, quindi questo è... Luca, io volevo chiedere a te, tra un po' leggiamo anche gli altri messaggi, volevo chiedere, quello sul discorso che faceva Andrea Costantini, c'è la sensazione che a volte questa squadra, per non accontentarsi magari del punto, vada incontro ad una specie di harakiri e poi il gol lo subisce? A volte può anche essere, comunque siamo una squadra a cui piace imporre il nostro gioco, ci piace provarci fino alla fine, vincere. E quindi ci sta che purtroppo capitano anche queste situazioni, dobbiamo appunto essere più bravi a renderci conto quando possiamo fare, come ad esempio potrebbe essere la partita con l'Arezzo, che siamo andati a rimontarla proprio alla fine, o altre situazioni come invece sarebbe meglio, se più in difficoltà, indietreggiare un attimo e magari anche cercare di non prenderlo, proteggere il risultato. Dipende dalle situazioni e dalla bravura dei giocatori a leggerla questa situazione in campo. Senti una cosa, per esempio, per
fare un riferimento sempre allo scorso anno, a Lucca lo scorso anno hai fatto 0-0, ad Ancona hai fatto 0-0, col tutto cuoio hai fatto 0-0, e in quelle partite non è che a un certo punto tu ti buttavi a capofitto. Certo. Il gol preso con il Rimini, che è anche una prodezza balistica, l'abbiamo già ricordato domenica scorsa, però ecco, nasce, così come anche magari il gol preso con l'Aquila, nasce da questa voglia, no, di provarci fino alla fine. Poi si possono creare delle anomalie, prendi la ripartenza, poi azzeccano anche il tiro dalla distanza, eccetera, eccetera. Però lo scorso anno non è che tutte le partite hai cercato di vincerle fino al 95esimo. A volte devi saper leggere i momenti e anche il punto ti può stare bene. L'anno scorso però fai questi 0-0, li facevi perché andavi in campo con grande tranquillità. Certo, è lì, esatto. È lì il punto. Allora, la tranquillità che cosa la dà? Cioè, parliamoci chiaro. E Campitelli quest'anno è partito anche in questo campionato dicendo voglio vincere il campionato. Non era possibile rivincere un campionato, non è che sia stato detto in maniera difficile, esplicita. È chiaro che implicitamente c'era la voglia di tutti di riprendersi un qualcosa che era stato... giocatori che insomma di alta categoria. A proposito di Moreo, visto che Luca Cecchini lo conosce molto bene, Luca, sono un po' ingenerose le critiche, alcune, che abbiamo sentito anche noi verso questo ragazzo? Vabbè, io lo conosco da ormai un paio di anni e penso che lui abbia delle ottime qualità, che già ampiamente le ha dimostrate, ovviamente può ancora fare di più, però le qualità ci sono. È un ragazzo umile che lavora tanto e è venuto qua in cerca di riscatto e dà sempre il massimo, quindi le critiche penso siano ingenerose. Leggiamo altri messaggi, stanno continuando ad arrivare, noi li smaltiamo, però non è che facciamo. Concordo con Di Francesco, le critiche vanno fatte a chi ha commesso delle cavolate e non ci ha fatto fare la Serie B, adesso basta. Infatti con la Padula e Donnarumma ormai non ci sono più, se pensiamo sempre a loro non andremo mai avanti. Evidentemente sono stati bravi l'anno scorso a colmare molte lacune, ci riscrive Fabrizio, che risalutiamo ancora. Io su questo discorso di colmare le lacune, cioè lacune di che tipo? E facevano parte di una squadra, poi vogliamo parlare della dipendenza, ma i giocatori forti, tra virgolette, fanno sempre dipendere le prestazioni, i risultati della squadra anche dalle loro prestazioni, ma devono essere sempre innestati in un contesto di squadra che li valorizza. Cioè metterla sotto questo profilo, cioè che loro erano forti, hanno colmato delle lacune, sono dei strafenomeni da vincere la Champions League, perché se la squadra aveva delle lacune ha vinto un campionato solo per loro, erano giocatori che valorizzavano il lavoro di una squadra, giocatori forti, ma dire che colmavano le lacune, nascondevano le lacune, mi sembra un qualcosa che va a ledere il valore degli altri giocatori e dello staff tecnico. Diciamo la verità, l'anno scorso... Allora scusami, la Padula va a colmare ora le lacune del Pescara? O Donnarumma colma le lacune della Salernitana? Cioè funziona così, funziona? Beh. No, diciamo che l'anno scorso per tre quarti campionato il Teramo era un mosaico perfetto. Sì, perché sì, c'aveva una grande difesa, un ottimo centrocampo e un super attacco. Ma io ho sempre detto che ci sono tutti questi fattori hanno fatto sì che il Teramo abbia vinto un campionato. Però oggi mi rifiuto di credere che un Cenciarelli, che per me è un fiore all'occhiello della squadra, non sia più il Cenciarelli dell'anno scorso. Per me è questione di testa e sì. Non c'è niente. Sono d'accordo. Per me non è questione di allenatore o compagnia bella, è questione di testa. Poi guardate come affrontano le partite queste squadre. Sì, e purtroppo manca quella tranquillità che ti faceva portare a casa i risultati. I giocatori sono stati ecco l'arma in più del Teramo lo scorso anno. Ma parlare di lacune che sono coperte da giocatori, se hai delle lacune grosse, non vinci il campionato. Ma non ha vinto solo la Padula. Assolutamente. Poi tra parentesi, mi ero dimenticato di rispondere al telespettatore sulle condizioni di Ivan Speranza. Lo ascoltiamo sulle sue condizioni fisiche, perché Andrea dovrebbe esserci contro il Siena. Io penso che anche alla luce del momento delicato un giocatore di questa esperienza, poi Speranza è uno di quei giocatori che sa infondere tranquillità, sì. Quindi anche se non è al 100% potrebbe valere la pena di metterlo in campo in una partita così comunque importante. Sentiamolo, Speranza, sulle sue condizioni. Ma le mie condizioni ho iniziato a correcchiare venerdì,
quindi stiamo andando giorno per giorno, vediamo un pochino la condizione, i dolori fisici come sono, valutiamo giorno per giorno insieme allo staff tecnico e medico. Ma sono state tre gare sicuramente differenti, perché ho visto con l'Arezzo comunque siamo rimasti in 10, perché magari la giocavi in parità numerica, magari secondo me la potevi vincere, vedendo la squadra da fuori, perché si è impennata alla grande, anche in 10 abbiamo tenuto il pallino del gioco e quindi ha fatto comunque una buona gara secondo me. All'Aquila il primo tempo bene, poi il secondo tempo magari mi ha fatto male, purtroppo mi ha fatto male. E domenica secondo me e sabato la prestazione secondo me c'è stata, perché bene o male la prestazione c'è stata sia nel primo tempo, poi magari abbiamo subito quel gol, ci abbiamo messo un po' di tempo a ricarburare, sicuramente poi ci hanno aiutato i cambi con i nuovi ingressi a riprendere di nuovo il gioco. Poi purtroppo le responsabilità ci stanno sempre e ovviamente potevamo fare sicuramente meglio. Insomma, torna dopo l'infortunio Ivan Speranza, che è, Luca, diciamo anche un elemento, come diceva Andrea, che un po' infonde anche tranquillità ai compagni di squadra, il fatto che torni il capitano. Certo, certo, comunque il capitano è un esempio, una persona seria, è normale che la sua presenza ci possa infondere fiducia e comunque maggiori certezze. Se dovesse tornare siamo tutti contenti sicuramente. Forse anche attuale tuo patrono, perché anche lui diciamo interveniva molto sulle questioni tecniche, no? La proprietà della Virtus Entella. Scusa, non ho capito la prima parte della domanda. Se il tuo ex patron Gozzi della Virtus Entella, anche lui è una proprietà così forte che incide anche, no, interviene tecnicamente sulle vicende? Diciamo che magari un parere ce lo metteva, però non so quanto andasse a incidere poi sulle scelte fatte dall'allenatore in campo, ma comunque qualche idea sua ce l'aveva anche lui. Certo. Comunque, sì. Ti volevo dire, un esempio della mancata tranquillità, in questa squadra, Perrotta, ha preso 3 giornate, ha fatto un intervento che un giocatore tranquillo non fa. Eh sì, quindi, abbiamo commentato quella sera stessa, abbiamo detto... Come vedi, è tutta una situazione, e a mal partito si trovano questi ragazzi che sono arrivati quest'anno, perché non hanno vissuto l'anno scorso, per cui si trovano a mal partito. Certo. Io veramente spero e mi auguro che la situazione si ricomponga assolutamente, perché veramente il Teramo rischia di andare a giocare il derby col San Nicolò, e mi dispiacerebbe tantissimo, perché fino adesso Campitelli è stato non un grande, ma un grandissimo presidente. Se qualche volta si frenasse, forse sarebbe meglio, perché c'è già un precedente, un campionato quasi vinto e poi perso, quando è esonerato Cifaldi. Serie D. E allora delle volte pensarci una notte. Perché poi tra le altre cose, proprio nella conferenza stampa di lunedì scorso che citava Andrea, proprio il presidente Capitelli ha detto: a volte mi sono chiesto nel tempo se avevo sbagliato di intervenire, poi passano 5 giorni e siamo di nuovo a capo. Comunque, siccome mancano 7 minuti, quindi dobbiamo correre tantissimo, devo leggere tanti messaggi, dare spazio a casa, vediamo che cosa ci scrivono da casa. Maurizio, grazie a Maurizio che ci supporta dalla regia, grazie a Silvia Gentile dalla redazione della città per la parte tecnica. L'obiettivo del Teramo era riscattarsi in questo campionato, almeno raggiungere i playoff. Com'è possibile scendere così in basso, senza dignità e orgoglio, senza lottare in campo? Sembriamo degli zombie, ora che reagiamo basta figure del cavolo. Scrive Claudio, ancora. Quasi dico magari fossero degli zombie. Sembriamo una squadra di promozione, difesa che fa acqua da tutte le parti, 3 attaccanti che sotto la porta non riescono a metterla dentro, ma ci vogliamo dare una svegliata, delusione totale, un po' di rispetto per noi tifosi, credo che almeno questo ci è dovuto dopo la beffa della Serie B. Ancora.
Al signor giornalista Di Francesco, visto che ha detto che qualcosa gli sfugge, si ricordi che l'anno scorso c'erano due tipi che facevano gol a grappoli senza nulla togliere a quelli odierni che giocano in attacco. Io già immagino la risposta di Francesco da casa sua, si sta guardando e sta rispondendo. E ci dice. Ancora. La squadra c'è, forse manca una cosa nel gruppo, il giusto dialogo fra tutti. Chissà se un'altra figura potrebbe essere di aiuto, e mi riferisco a quella di uno psicologo, Maurizio. Ancora avanti. Leggiamo il prossimo. Buonasera a tutti, sono Marco da Teramo. Invece di criticare la squadra e l'allenatore, il presidente dovrebbe tacere. Stiamo vicini alla squadra, forza Teramo. Ancora. Buonasera a tutti, nei momenti di difficoltà come questo dobbiamo stare vicino a questa squadra, basta criticare tutti allo stadio, via i canzanesi. Io penso, Marco, che sia un po' però ingeneroso. Avete bisogno dei canzanesi in questo momento. Perché poi, insomma, molti successi sono legati alla figura di Luciano Campitelli e Ercole Cimini. Giù le mani da Vivarini. Ancora? Solo una volta la squadra è andata in vantaggio, le restanti partite sempre sotto e sempre a rimontare. Questa è una notazione statistica che poi... noi segnaliamo da un po'. Non mi risulta che Moreo sia criticato, è un buonissimo giocatore e anche molto generoso. Invece lo è, caro amico da casa, criticato un e come? Buon giocatore. Un ottimo giocatore, direi. Purtroppo partire con una situazione penalizzante dopo aver dovuto subire anche la retrocessione, trovarsi pure senza i compagni nello scorso campionato, beh, lasciatemelo dire, la squadra è da ammirare e sostenere. Bravissimo, al massimo. Bravissimo. Questo è un messaggio giusto. Sottoscriviamo in pieno. Ciao a tutti, vi seguo sempre, grazie. Volevo dire che secondo me il problema del Teramo è che la squadra ha subito il colpo di un campionato stravinto, non è facile ripartire dalla Lega Pro, ciao Forza Teramo, quello che dicevi tu, Aldo. Ma sì. Direttore di banca, purtroppo torni a fare... L'impiegato, il cassiere, esatto. Chiaramente. Volevo ricordare alla società che lo scorso campionato, alla 12ª giornata, avevamo solo 3 punti in più. Oggi mi sta bene una spronata per il resto. Società, silenzio, siete voi che dovete vergognarvi. Forza ragazzi. Ancora. Ah, sono finiti. Ti volevo fare una domanda, Aldo. Tu che sei stato un dirigente, insomma, un grande dirigente. Beh, un grande. Un grande dirigente. Presidente per tanti anni. Sì, dimmi. Sei stato sempre una figura, tutto sommato, di raccordo tra la proprietà e i giocatori. Ha fatto anche lui la proprietà. Sì, ha fatto. Però... manca, secondo te, in questo momento, nel senso che non c'è una figura... che risulti agli occhi esterni davvero terza rispetto all'allenatore barra squadra e alla società. Nel senso, se parla la società, parla la società. Se parla il tecnico, parla il tecnico. Non c'è una figura di mezzo. Allora, ecco, che faccia da filtro. Praticamente, manca... Chi dovrebbe farlo è la società. La società ha picchiato. Ok. I giocatori hanno preso e botte. Quello che doveva essere da intermediario ha dato il carico da 11 ancora, allora manca quella persona, e lì scusami tanto, veramente non lo conosco, Scacchioli, tanto per non fa, lui doveva essere un po' più, doveva far da trade union tra tutte e due, invece e purtroppo manca quella figura e che manca uno che freni ogni tanto il presidente. Io conosco Fabio Mignini, spero che sia lui. È stato ospite la settimana scorsa. Ma con Fabio c'è un rapporto di stima. Ecco, lui potrebbe essere la persona adatta a frenare il presidente. Perché, guarda, mi dispiace che è un grande presidente, veramente un presidente con la P maiuscola. Però, ripeto, ci vorrebbe una figura che non credo possa essere un direttore sportivo. Proprio una persona... intermedia, sostanzialmente. Luca, proiettiamoci rapidissimamente verso la prossima partita. Il Siena, visto che nel suo sfogo il presidente Campitelli ha detto noi abbiamo degli ottimi attaccanti, non ne ho visti di così forti in questa categoria, beh, domenica ne vedrà 3 che sono, insomma... diciamo forti per la categoria, eh? Mendicino, Bonazzoli e Mastro Nunzio. A Vipera. Da Vipera. Libertà. Certo, c'hanno una discreta esperienza anche in categorie superiori. Ora stanno nel nostro campionato e quindi noi faremo il massimo per fermarli. Senti, abbiano un nome importante, quello poi... No, continua.
Dicevo, nonostante abbiano un passato importante, comunque devono dimostrare ora di essere ancora dei grandi attaccanti e quindi devono farlo sul nostro campo con i nostri difensori. Senti, per quanto riguarda il dualismo tra te e Dorazio, diciamo che sostanzialmente però avete caratteristiche un po' diverse, nel senso tu sei un po' più portato alla spinta, sei un quasi centrocampista. O no? O sbaglio? Abbiamo visto male? No, diciamo che io come ruolo ho sempre fatto il terzino, non ho mai giocato più avanzato e lui penso pure sia sempre stato un terzino. Poi come caratteristiche, magari anche dovute alla fisicità, lui magari può anche adattarsi più a centrale come ha fatto nell'ultima partita, essendo anche un po' più grande di me, però comunque penso che entrambi abbiamo delle caratteristiche offensive ma allo stesso tempo anche difensive, perché comunque io quest'anno sto facendo il quinto, sono più alzato, però ho sempre fatto il quarto di difesa. Va bene, Luca, in bocca al lupo a questo punto per domenica pomeriggio alle 15. Crepi il lupo. Grazie a Luca Cecchini che salutiamo, salutiamo anche Silvia Gentile, ringraziamo la redazione della città in primis, Alessandro Missoni il direttore e Pietro Colantoni che ci fornisce la pagina di domani che troverete in edicola che, con il pezzo di Alessandro Di Emidio, proprio di Ivan Speranza, le critiche devono spronarci, il capitano biancorosso Ivan Speranza sulla via del recupero, dobbiamo cambiare mentalità, ogni gara è come una finale, verso Siena torna a disposizione Altobello che ha scontato la giornata di squalifica, Perrotta sconterà la terza e ultima proprio domenica prossima e poi sarà disponibile per la trasferta eventualmente di Lucca. Vediamo il prossimo turno, Maurizio, so che siamo un po' in ritardo, ma lo vediamo, ancora Pontedera, Arezzo, Lupa Roma, Carrarese, Pistoiese, L'Aquila, Prato, Pisa, Lucchese, Sant'Arcangelo, Spal, Savona, Rimini, Teramo, Siena, tutto Cuoio, Maceratese. Questo è il turno della 13ª giornata di Lega Pro, possiamo rientrare, domanda flash, innanzitutto Aldo ti faccio, ti auguro un buon viaggio perché tu dopodomani parti e ti faccio una domanda, al tuo ritorno secondo te Vincenzo Vivarini sarà ancora seduto su quella panchina? Ma io mi auguro di sì, perché ritengo Vincenzo un ottimo allenatore, ma non per quello che ha fatto a Teramo, ma per quello che ha fatto nella sua carriera. È un ragazzo serio ed è un allenatore preparatissimo che studia, non lascia nulla al caso. Quindi mi dispiace, ma onestamente io mi auguro al mio ritorno di trovare il Teramo con una decina, con una quindicina di punti in più. No, quindi 12 punti in più e Vivarini al suo posto. Andrea, rapidissimamente, il Teramo ce la può fare a battere il Siena? Ha tutte le carte in regola per batterlo? Sì, però è anche vero anche il contrario. Certo. È una partita difficilissima che si è caricata di ulteriori significati dopo quanto accaduto nelle ultime ore. L'auspicio per il Teramo è che queste polemiche possono essere messe da parte, che in questi 3-4 giorni ci sia la dovuta tranquillità nella preparazione della gara e poi, ripeto, serve il cervello, serve la testa, serve la capacità di leggere i momenti e poi il Teramo chiaramente può battere qualsiasi squadra, ci mancherebbe altro, però il Siena è una squadra forte, ripeto, non ha mai perso in trasferta, l'unica partita che ha perso finora in casa al 94esimo con un tiro della domenica di Orlando della Maceratese, quindi è una squadra che ha giocatori come Portanova, perché poi parliamo degli attaccanti, ma gente come Portanova. Insomma, in difesa, Silvestri, difensori di assoluto livello, squadra molto forte, anche lì in mezzo al campo ci sono giocatori interessanti, c'è l'ex Masullo, quindi insomma è una partita assolutamente difficile che però con la giusta testa si può portare a casa. È partita già la prevendita dei biglietti per proprio oggi per la partita Teramo-Siena, domenica pomeriggio, arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli, grazie ad Aldo Fattore. Grazie a te. Buon viaggio. Cercate di divertirvi e la prossima settimana voglio vedervi meno critici verso, vuol dire che le cose siano andate bene. Ce la metteremo tutta, ce la metteremo tutta. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Grazie a voi. Grazie a Luca Cecchini da Teramo. Grazie Luca e in bocca al lupo per domenica.
Grazie a voi. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a Silvia Gentile alla redazione di Teramo. Adesso non cambiate canale, dopo la sigla partono 45 minuti legati invece all'Aquila con Giulio Nardi con Pro L'Aquila. Noi ci vediamo martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.